questa prima lezione la voglio riservare allo studio, a una breve introduzione più che allo studio veramente, dei radicali algebrici e di quelli aritmetici. E vediamo innanzitutto quindi cosa sono i radicali e perché bisogna studiarli. Allora, come sapete in matematica, tutte le volte che si esegue un'operazione è necessario verificare di poter anche tornare indietro, che sia possibile eseguire, cioè l'operazione opposta. Quindi conoscete la sottrazione come operazione inversa dell'addizione e la divisione come operazione inversa della moltiplicazione. Sapete peraltro che l'introduzione della sottrazione e della divisione e la loro applicabilità a tutti i numeri ha determinato l'introduzione anche del concetto di numero relativo e di numero razionale. Comunque, torniamo ai nostri radicali e li individuiamo quindi come il risultato dell'elevamento a potenza, o meglio, l'operazione inversa dell'elevamento a potenza è l'estrazione da radice, da cui lo studio del radicale. Vedremo fra poco come si compone proprio, da cosa è costituita questo nuovo oggetto matematico che noi chiamiamo radicale. Allora, vediamo qua. Abbiamo detto elevamento a potenza, quindi se io ho un numero A, o meglio, in questo caso ho considerato il numero b, lo elevo alla potenza n, cioè moltiplico b per se stesso n volte, ottengo un altro numero a. Quindi, che cos'è il radicale? Il radicale è questa nuova simbologia, radice ennesima di a. Che cosa significa? Significa, o come si legge, la radice ennesima di un numero A è quel numero B che elevato alla potenza n è uguale ad A. Tutto questo radice ennesima di A, dicasi radicale. Nello specifico, B è il radicale che corrisponde effettivamente alla radice ennesima di A. A, cioè tutto ciò che è sotto la radice, si chiama radicando, e l'indice della radice n è appunto l'indice. Ad esempio, radice seconda, che si chiama radice quadrata, di 16 uguale a 4, perché 4 alla seconda, cioè 4 per 4, uguale a 16. Vediamo ora qual è la differenza tra i radicali algebrici e i radicali aritmetici. Molto semplicemente, senza complicarci troppo la vita. Radice quadrata di 25 può essere più 5 meno 5, perché più 5 per più 5 è uguale a 25, ma 25 è uguale anche a meno 5 per meno 5, basta infatti che il segno sia concorde, più per più oppure meno per meno. Quindi la radice quadrata di 25, se noi non sappiamo a priori qual è il segno del 5 in questo caso, ha due soluzioni, più 5 meno 5. In questo caso si parla quindi di radice algebrica, perché dobbiamo considerare entrambi i valori. Qualora invece volessimo considerare, come accadrà quasi sempre, solo il valore positivo, e quindi sopprimiamo il segno, di solito quando si considera il valore positivo, per comodità in matematica si usa sopprimere il segno, si parla di radice aritmetica. Quindi i radicali aritmetici, abbiamo detto, sono, come c'è scritto, molto semplicemente i radicali senza segno. Da cui la radice quadrata di 81 sarà 9, la radice quadrata di 25 sarà 5 e così via. Nello studio dei radicali è fondamentale considerare il campo di esistenza. Che cosa vuol dire? Che cos'è questo campo di esistenza? Allora, il campo di esistenza, considerando il radicale, ad esempio, radice ennesima di A,
è l'insieme di tutti i valori che può assumere l'indice n e di tutti i valori che può assumere il radicando a, per i quali si hanno una, due o zero soluzioni. In particolar modo, per l'indice n, dato per assunto che deve essere comunque positivo, dobbiamo distinguere due casi, il caso in cui n sia pari e il caso in cui n sia dispari. E per il radicando dobbiamo invece considerare i casi in cui il radicando sia maggiore o uguale a 0 e quello in cui sia minore o uguale a 0. Allora, vediamo un caso alla volta con magari qualche esempio. Consideriamo innanzitutto l'indice n pari. Se l'indice n è pari, possiamo pensare a una semplicissima radice quadrata. Consideriamo prima a maggiore di 0. In questo caso esistono due soluzioni reali, uguali in valore assoluto e di segno opposto. Vediamo un esempio. Radice quadrata di 4 può essere più 2 o meno 2, come abbiamo detto poco fa. Quindi le soluzioni sono 2, di stesso valore assoluto che è 2, ma di segno opposto. Più 2, positiva, meno 2, negativa. Nel caso in cui, invece, sempre con n pari, a sia minore di 0, si verifica immediatamente che non esiste nessuna soluzione. Non esiste infatti nessun numero reale che, moltiplicato per se stesso un numero pari di volte, abbia come risultato un numero negativo. Meno 2 per meno 2 dà più 4. Meno 2 per meno 2 per meno 2 per meno 2, cioè con indice pari a 4, da sempre, risultato positivo. In questo caso è più 16. Passiamo ora a considerare il caso in cui l'indice n sia dispari. Allora, se a è maggiore di 0, la soluzione è una sola, una soluzione reale, che coincide molto semplicemente con la radice aritmetica. Quindi la radice cubica di 27 è 3, più 3, ma omettiamo il segno positivo, quindi risulta 3 radice aritmetica. Se è negativo, invece, esiste sempre una soluzione reale, che però coincide con l'opposto della radice aritmetica dall'opposto del radicando. Cioè, sempre prendendo il nostro esempio, radice cubica di meno 27, portiamo fuori dalla radice il segno meno e quindi otteniamo meno radice cubica di 27, quindi meno 3. Riassumendo, cosa sono le condizioni di esistenza dei radicali? Sono l'insieme di tutti i valori possibili da attribuire alle variabili, cioè alle lettere del radicando, e all'indice della radice, o meglio, più che alle lettere del radicando, al radicando nel suo insieme, e all'indice della radice affinché il radicale esista o abbia significato. Appena si incontra un radicale, bisogna subito verificare il suo campo di esistenza. Facciamo un esempio molto semplice di un radicale altrettanto semplice. Radice quadrata di a meno 3. Come ho detto, noi dobbiamo impostare innanzitutto il campo di esistenza del radicando, che è a meno 3. A meno 3 deve essere quindi maggiore o uguale a 0. Ovviamente possiamo considerare anche il caso in cui il radicando sia nullo, in questo caso la soluzione è 0. Quindi, dicevamo, imponiamo a meno 3 maggiore di 0, la soluzione è a maggiore o uguale a 3. Il radicale, radice quadrata di a meno 3, ha quindi due soluzioni reali, purché ci sia a maggiore o uguale a 3. Riassumendo, leggiamo quello che c'è scritto, che va benissimo. I radicali con indice pari
hanno il campo di esistenza formato da tutti i numeri che rendono positivo o nullo, ossia non negativo, irradicando. In tal caso il campo di esistenza corrisponde alla soluzione della disequazione che si ottiene imponendo che irradicando sia maggiore o uguale a zero. Torniamo a prima e vediamo che questa è la nostra disequazione. Punto 2. I radicali con indice dispari hanno il campo di esistenza formato da tutto l'insieme dei numeri reali, perché radicando non ha condizioni e quindi non si deve risolvere nessuna disequazione. Ovviamente la soluzione solitamente è una. Mentre la soluzione di radicali con indice pari sono due, abbiamo detto prima. Allora, cos'è che abbiamo visto in questa brevissima introduzione sui radicali? Abbiamo definito i radicali, abbiamo visto la differenza tra radicali aritmetici e quelli algebrici e abbiamo visto che cosa significa calcolare il campo di esistenza dei radicali e come si fa. Questo è un diagramma di flusso che rappresenta quello che abbiamo visto, definizione dei radicali, aritmetici e algebrici. Aritmetici sono quelli senza segno, quelli algebrici sono quelli che si prendono con il segno, qua c'è una C dimenticata, fa niente. E infine, in entrambi i casi, dobbiamo però considerare sempre il campo di esistenza. Con questo finito. Vedrò di presentarvi a brevissimo degli esempi, proprio degli esercizi in cui analizzeremo il campo di esistenza, studieremo il campo di esistenza dei radicali perché è fondamentale per poter procedere poi con lo studio anche delle disequazioni e di equazioni. Se avete dubbi, domande, qualsiasi cosa, scrivetemi, commentate, contattatemi attraverso il mio canale YouTube oppure il mio blog. A presto e grazie per l'attenzione.